Questa settimana l'Assemblea legislativa piemontese non si è riunita, ma si è intensificato il lavoro delle commissioni per esaminare l'assestamento di bilancio e il documento di economia e finanza regionale. La Commissione Ambiente ha approvato all'unanimità in sede legislativa la nuova legge in materia di pianificazione comunale, proposta dal Movimento 5 Stelle, che semplifica le procedure e uniforma i regolamenti di polizia rurale. In occasione della giornata di commemorazione dei defunti, il Presidente del Consiglio regionale ha partecipato a Torino, davanti al monumento ai martiri di Nassiriya, alla cerimonia in ricordo di tutti i militari morti in Italia e all'estero. È stato riattivato il conto corrente del Consiglio regionale aperto lo scorso agosto per Amatrice, per la raccolta fondi a favore delle popolazioni dell'Italia centrale colpite nuovamente dal terremoto, attraverso il quale è possibile compiere un gesto concreto di solidarietà. Anche la Regione Piemonte ha la Marcia per l'Amnistia, la Giustizia e la Libertà, intitolata quest'anno alla memoria di Marco Pannella e a Papa Francesco, con realtà impegnate sul territorio piemontese. Dal Piemonte è inoltre prevista la partecipazione di una delegazione al Giubileo dei detenuti. Il Consiglio regionale ha celebrato con un convegno a Palazzo Lascaris Guido Gozzano a 100 anni dalla morte. Nell'incontro è stata ricordata la sua attività di poeta, scrittore di viaggio, autore di novelle, prose torinesi e fiabe, di saggi sulla fotografia e anche di cinema. Si intitola Protagonisti in Piemonte, la rivista del coordinamento piemontese delle università della terza età, presentata a Palazzo Lascaris con il magazine Notizie della Regione Piemonte. Illustrato anche il censimento delle attività di formazione degli adulti attraverso le università popolari e della terza età.